Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 6 di Crash Bash con la mia ragazza. Ciao a tutti. Oggi, aspettiamo un attimo. Nello scorso episodio abbiamo battuto il boss del secondo piano della zona 2, che era quell'orso malefico che buttava gli orsetti con il cannone. Ora andiamo nel terzo piano e cominciamo la stanza del balzo 3. Aspetta un attimo. Dun 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 dun. Beh, io sono ancora. Sto salendo adesso nella stanza dello sbalzo. Come la chiamate voi? Guarda! C'è tipo un teschio. C'è le ossa di un animale. Allora, quale facciamo? Il primo? Sì, sì. Mi sta venendo. Ah, ragazzi, è proprio difficile. Questo livello non riusciamo a farlo in nessun modo. Cioè, vinco due round e poi gli altri li vincono sempre loro. Cioè, non si può andare avanti. Ne proviamo un altro, dai. Proviamo Melt Panic, che è quello del ghiaccio, che a me piace tanto. Okay. Pam pam. Come devi spingere? Ah. Vabbè, questo è facile, prima o poi ci riesce. Pure che magari una cosa sì. È più fattibile, è più veloce almeno. Ma forse c'è il tempo però. Non lo vediamo, come mi sta caricando? Obiettivo, allora aspetta, slime. No, è sempre uguale. 2, 1, via. Non è cambiato niente. Ok, uno l'ho buttato. Scimmia. Vedete di cominciare a camminare. Oh! Era buono, è impossibile, dai! Ma non cade uno scimmia, giù a chi te è morto, te. 3, 2, 1. Ma com'è strano, solo dai lati poi sembra che puoi cadere. No, ecco, sono difficili questi livelli. Cioè, è l'ultimo scenario, mi sa. Ma si vede, mamma che volo che gli ho fatto fare! Tiny vince! Non è che è difficile, sono più duri! No, no, quell'asta cerca di prenderlo sempre perché ti dà un po'. Vedi, a me sembra mi ha fatto una palluzza. E dai, madonna mia! Ok, il secondo l'ho vinto. Ce la posso fare, devo vincere solo una volta. È stato uno scontro finale con il gorilla di Killemworth. Forte che la scimmia comunque. Non la sottovalutare mai la scimmia. Ma perché alcuni round li ho persi proprio per colpa della maschera, pensa a te. Io faccio cadere a te. Sì, vinto! Coppa presa! Tiny! Coppa presa, ragazzi! Vinto! Brava! Ora, se ti va, facciamo Snow Bash, che sarebbe il penultimo. Che è quello del pinguino, è troppo bellissimo, è bellissimo questo. È il mio livello preferito del gioco. Ci giocavo sempre quando ero bambino. Andavo sempre nella modalità libera, non avventura, e giocavo sempre a questo qua. Mi piaceva tantissimo. Comunque lo sai che da me i tasti con questo joystick non sono più come quelli di prima? No? A questo gioco la X non mi va praticamente. Perché lo devi configurare? Al posto della X devo usare praticamente... Vabbè, sono... c'hai dei tasti scambiati praticamente.
Sì. Vedi, allora, in questo qua praticamente, in questo video li stiamo facendo un po', non tipo in ordine, li stiamo facendo un po' sfusi, però alla fine tutti, dobbiamo fare tutti, alla fine non è che abbia qualcosa. Non svegliare il pinguino, praticamente se uno di noi tocca il pinguino, lui si mette a roteare intorno, e ogni volta che ti No, colpisce anche ti se non lo toglie... tocchi comunque. No, no, no. E ogni volta che ti colpisce ti toglie un bel po' di energia, quindi devi sempre stare attenti. 3, 3, 2, 2, quanto era bello sto 1, livello. via. Guarda, quella è andata a svegliare il pinguino, ma quel coglione. Mi ricordo che bastava stare di lato. Tipo, stare da un Se lato. devi stare attento che ti lancia, può lanciare i sassi. No, no, vabbè, te li spingo, però io sono a un punto dove... L'ho svegliato di nuovo. Fa la scimmia. Ho vinto! Per un Vince. millimetro di energia in più ho vinto! Che scavo del tempo! Come ti piace questo livello? Perché ho vinto! Uno l'ha ucciso il pinguino, uno l'ho ucciso io con un calcio. 2, 0, 0, 0. Oh, questi livelli sono poco forti. Non perdo mai. Grande pingui. Ma guarda che non va il calcio, gula Gesù Cristo, mannaia però, gula Gesù Cristo, mannaia però. Ogni volta me lo schiva, è impossibile, dai così. Tre, Lo due, uno, via. Sì. Tu lo sai che se prendi le mele ti danno così? Sì, lo so. Ma dai! Non 3. lo sapevo. 23. Non lo sapevi? Hai scoperto l'acqua calda, ma congratulations. Sicuramente non pensavo che... Non Allora, ci sapevo che siamo fosse così portati a severo. casa un'altra coppetta di oro. Ora io ti faccio scegliere. O la sfida dei colori o la gara di macchine. Macchina o colori, a piacimento. Allora, a me piacciono tutte e due perché praticamente anche in quella dei colori adesso qua per prendere i punti devi Facciamo le prendere... macchine, dato che comunque è nuovo, dai. Ok, vai, facciamo quella delle macchine. Qual è? Dot Dash si chiama. Dot Dot Dash. Praticamente ti spiego come funziona. Devi fare 10 giri prima degli altri. Però è una pista piccola, è una cosa che si gira intorno, ma te ne accorgi. Devi girare intorno per 10 volte prima degli altri. Vedi che hai dei punti, tipo. Mo siamo a 0. Tu Tre, devi arrivare a 0 prima degli altri. Come uno, via. si accelera? Ah, R1. che schifo di te. R1. Mamma mia, com'è difficile. Non mi trovo. Devi usare le freccette, con la arancia non si può, usa le freccette. Ah, ok.
Non mi trovo io. Ho trovato un trucco. Uno vinto, mamma mia. Basta girare sempre stretto. Devi stare attento, metti il turbo. No, io il turbo non lo uso, io praticamente mi attacco al cerchio e mi giro intorno al cerchio, proprio, proprio stretto stretto faccio le curve. Però io non l'ho vinto perché l'ho capito mo' sta cosa. Potrei anche rimessere. No, non li uso. Io non li distacco. No, li rallenti, tu sei. No, io li distacco tutti, ma vedo. Perché se io faccio. Se io penso a colpirli, a farli. Buonanotte. Se tu quando ci sei vicino. Ma io mo' sai cosa faccio? Tocco. Ogni secondo tocco poco a poco la. Guarda che mi ha fatto quella minchia, va. Tocco poco a poco la faccetta destra. E lui praticamente sta sempre attaccato alla curva, proprio gira bello, la finisce subito il giro. E quello sai quello che per vedermi in dono colpirmi a me. A me uno, ho vinto. Vinto! Ti piace quello delle macchinine? Cosa ne pensi? Sì, ne ho 22. Minchia, io uno solo. Ne ho 22, dai, voglio. Sì, mi piace, veramente tanto che non lo sapevo fare di costa. È fattibile rispetto a quello delle macchinine. Invece è più fattibile rispetto a Crash Team Racing, no? Quello delle macchinine però. Se tu noti, hai visto che pure in Crash quello delle macchinine c'è questo tipo di macchinina? Sì, quella senza ruote. Da qua è stata presa quella. Sono tempo fa. No, hanno bruttato sinceramente. Non ne facciamo un'altra, l'Africa 1000. Che poi se non mi sbaglio Crash quello delle macchine è stato fatto dopo questo. Quindi forse neanche. No, è stato fatto dopo questo qua. Quindi non hanno copiato. Cioè le hanno messe qua. Cioè mai Crash Bash ha copiato da quell'altro. Ok, ne ho vinto un altro. Che poi alla fine ti voglio raccontare una piccola storiella. Che penso che sicuramente lo sai. Tu, quelli che hanno creato tutti questi Crash sono gli stessi creatori. Quindi alla fine. Alla fine è sempre roba loro, no? Non possiamo dire che hanno copiato, capisci? Cioè, ma sai cos'è? Noto che è facile perché tipo si completa anche parlando. Si completa da sola. Non devi stare concentrato. No, aspetta che ci salutiamo, perché abbiamo il primo video è andato. Ogni tre livelli completati ci facciamo vedere. Sì, scusate che stavamo registrando. Comunque è facilissimo, basta che tu curvi sempre stretto, finisci subito il giro e loro manco ti colpiscono. Perché loro si colpiscono tra di loro, cadono, fanno, dicono. No, cronologico è impossibile, viva le freccette. Un altro giro e ho vinto. Allora ancora gliene mancano 5. Ecco, ho vinto. E Tiger è al traguardo. E ha vinto. 3, coppetta presa anche qua. Questo video lo chiamerò le macchinine. Quale ci manca? Solo quello dei colori? Manca quello dei colori. E quello delle palline. Quello delle palline. E un altro, mi sa. Aspetta un attimo, fammi vedere. No, c'è un altro dei bazooka. Quello dei carri armati, ce n'è un altro di quelli. Ah, va bene, comunque per questo episodio è tutto. La prossima volta continueremo a finire tutti gli altri livelli. E dopo gli altri livelli poi ci sarà il video in cui prenderemo le varie gemme, le varie cose, però quello sarà tutto un altro video a parte tagliato. E poi l'ultimo video, che penso ci sia l'ultimo boss, che sarebbe il boss finale. Non mi ricordo se c'era anche un quarto piano, non me lo ricordo, vabbè. Comunque, sì, però lo scopriremo. Comunque per il momento parliamo così, poi vedremo. Per oggi è tutto, ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.
Thank you.